un minuto con Padre Pio dai luoghi del convento di San Giovanni Rotondo, in un angolo di questo convento, proprio accanto alla chiesa di Santa Maria delle Grazie, la chiesa conventuale, per leggervi la testimonianza di Giuseppe Cerrone. Giuseppe ci scrive attraverso l'indirizzo email che vedete in sovrimpressione per raccontarci quello che gli accadde nel 2005. Precisamente scrive nel mese di agosto. Lui e la sua famiglia, sua mamma, suo papà, decisero di trascorrere una settimana, dice, di vacanza a San Benedetto del Tronto. Finita la vacanza, il papà accusa un forte dolore alla pancia, scrive un'addominalgia. Andò in pronto soccorso a San Marco in Lamis, ma nonostante la terapia, il mal di pancia non cessava. 2 giorni dopo corse subito al pronto soccorso di Casa Sollievo della Sofferenza. Qui, dopo vari esami, gli venne diagnosticato un tumore maligno, una neoplasia al colon. Venne operato d'urgenza. Lui scrive: sembrava tutto surreale, neanche il tempo di metabolizzare la brutta notizia. Mio padre era già in sala operatoria. Sembrava un sogno, un vero incubo. Non ci rendemmo conto della gravità della diagnosi. Eravamo tutti sconvolti. Nazario, il papà, entrò in sala operatoria alle 16 del pomeriggio ed uscì verso le 22 di sera. Gli asportarono una massa simile ad una grandezza di un'arancia, scrive, e 70 centimetri di intestino, senza stomia, ovvero quella sacca, quell'apertura che viene creata chirurgicamente. Dopo il trasferimento in reparto, mentre si riposava, verso l'una di notte, scrive Giuseppe, mio papà vede proprio Padre Pio accanto al suo letto, Padre Pio che piangeva. Gli uscivano delle lacrime però color celeste e gli disse: adesso mi tocca pregare per te, caro Nazario. Mio padre, per lo spavento, scrive Giuseppe, si mise sotto le lenzuola, aveva il terrore di questa situazione, pensava al peggio. Invece il decorso post-operatorio andò benissimo, scrive Giuseppe, tanto che mio papà rifiutò contro la sua volontà anche la chemioterapia che gli era stata consigliata dai medici. E grazie all'intercessione proprio di Padre Pio, papà oggi sta bene. Ha risolto il problema di salute che lo ha colpito. Pensate che si è anche tatuato il volto di Padre Pio sul suo braccio. Un vero e proprio miracolo ottenuto grazie alla intercessione di Padre Pio.